Ok, allora, un attimo di bene. Visto che è esploso il caldo, è arrivato Scipione, e finalmente i giornalisti hanno qualcosa da dire oltre al terremoto. Come tutti gli anni, stranamente in estate fa caldo, ma guarda mo. Definiamo la parte corta. Non è proprio comodo lavorare sulla sedia a rotelle, ma mi adeguo. Ci adeguiamo alla bisogna. Allora, prima definizione. Cambiamo macchinetta. È incredibile quando uno si trova in certe condizioni di apprezza di più quando non si hanno delle limitazioni motorie. Anche vabbè, perché altre limitazioni, su quello è meglio non parlare. Shut up! Modella, faccio la modella muta. Anche perché ho la sua nuca in mano, quindi... Perché poi ci sono sempre qualche bavaglio in giro, lo troviamo. Qualche? Bavaglio. Ah, bestia, un calzino da mettere in bocca. Aia! Cosa aia? Non cominciare con le aia strane. Lo sai che sono delicata, no? No, tu sei una rompiballe. Naturalmente lo staff oggi ha, diciamo così, agglomerato un altro personaggio del forum. Abbiamo come operatore il buon Cele, che si presta, visto che è così bravo a criticare quando io mi faccio da solo i video usando il trespolino, il treppiedi, i controluce sbagliati, allora è venuto a fare da operatore, vedremo. Della serie come farsi male da solo. Vedremo il risultato e finale. Prestare il fianco alle critiche nemiche. Ma sai, poi non ci sono criticoni nel forum. No. Non critica mai. Ah, no, è bravo. Il buon Montecristo. È bravo fiero. Il Montecristo già mai. Il Fabri che si lascia perdere qualche critica sarcastica, giammai. Tutta gente che... Tutti bravi fieri. Sì.
qui devono ancora crescere un po' quello che vogliamo noi. È una bella rosellina. Una sola. Hai una serra, hai una aiuola in testa. Più che altro in questo periodo sembra che qualcuno mi abbia appiccicato un pezzo di moquette d'angora sulla testa. Si dice un gatto morto, praticamente. Rende l'idea. Tira leggermente. Andiamo con la nostra sfumatura di collegamento. Sempre io mi tengo in una cosa, diciamo, sul giusto, né troppo corto né troppo lungo. Poi ti tocchi, se vuoi più corto dietro si può fare. Adesso è la sfumatura normale, morbida. Non taglio, dietro taglio, tanto andiamo incontro all'estate, poi stanno crescendo, vedi, visto come crescono i capelli. Crescono. Praticamente ho già il gambone rotto pieno di capelli. E poi lo sviti, lo pulisci, lo rimetti. Sì. Scusa, l'avrà messo bene la vite per staccarlo, no? Assolutamente sì, stacchiamo tutto. Perfetto, girare la testa è meglio. Gli diamo una soffiata di aria compressa. Ma no, butti giù dal balcone. Prende l'aria mentre cade, poi quando arriva per terra giù si scuote e basta andare a raccogliere. Siete geniali proprio, siete gente brava qua, siete bravi. Ti diamo delle idee valide che tu non apprezzi. Io apprezzo tantissimo, anzi c'ho la pelle d'occhio. La sedia, questa volta abbiamo dovuto fare a meno della nostra bella poltrona da barbiere che la sta usando il nostro operatore, perché è troppo alta e io non potevo lavorare dalla sedia a rotelle. Com'è buono, pensavo dicesse perché era l'unica sedia che reggesse il suo peso, ma era sotto impegno. Definiamo bene la zona peroculare.
Tieni orecchie anche per augurare no. Quindi per i tempi di ripresa su YouTube non c'è più problema, poi si può caricare qualsiasi video, no? Sì. Perfetto. Che c'è una limitazione? Prima c'era un quarto d'ora, mi sembra. 10 minuti. Qui 10 minuti non ti caricava i video, devi fare tanti frammentati, infatti prima erano tutti frammentati. Mentre adesso? Adesso sembra che anche se fai un video... Adesso puoi caricare anche un film. Un film intero di 3 ore. Ci vede. Non lo sapevo. Ci va un po'. Adesso rimane sì, certo, tutta la roccia collegata per caricarlo su YouTube, però... Dici? Direi di sì. Ha una bella forma. Ok, girati tutto dall'altra parte. Mi colga the other side. The other side. Lasciamo la cristina sopra con tutte le tue rose, roselline, gambe di colibrì. Abbiamo come sottofondo il mitico Barry White. Dov'è? Dopo lunghi.
evidentemente se non un voluto la qualcosa. Leva. Ok, mettiti in 30 che voglio vedere. Sì, c'è un foro qui. Devo vedere la forma del dito. Ok. Leggera regolata per non avere proprio l'effetto crestolina. Poi il limite, ho quasi finito, possiamo stoppare e fare poi solo il video della pulizia con il rasoio sul contorno. Se non viene veramente troppo lungo. 16:42 per adesso. Boh, io direi che prova a sentirti anche te. Ti basta o è ancora più corto? Puoi fare anche più Abbastanza militare, signor Cele. Direi di sì. Beh.
va raccordato un attimino. Di Hissel Over Comb, come dicono gli inglesi. Sto venendo in mente una stronzata. Barber, la risposta italiana a Theo Knop. Faccio l'olandese? Sì. Che in realtà lui sarebbe anche meglio, che gli mancano le modelle, secondo me. Sì? A chi? A Teo? No, a te. Vabbè, sì. Le italiane si sa che sono molto più restie, fanno tante altre tavanate, ma sui capelli? No, sui capelli sono molto tradizionaliste. Sono molto, fanno poi delle, ogni tanto adesso si vedono in giro qualche raso, qualche tentativo di rasatura, ma anche lì la rasatura. Così in aeroporto ne ho visto una con un lato rasato, era una hostess. No, ma se infatti mi ha meravigliato la cosa, probabilmente non di qualche linea italiana, immagino. Qualcosina in giro si vede. Se avrebbero fatto una linea italiana, l'avrebbero fatta volare direttamente sull'ala. L'avrebbero fatta esorcizzare. Che ci siamo ancora un po' qua. Collegare le ombre. Io direi che lateralmente ci siamo. Spazzolone, ma adesso tanto puliamo e poi puliamo, rasiamo la parte da pulire, ok? Prima parte, poi facciamo il secondo video con la pulitura dei contorni. Vedere? Girati, fatti vedere dal nostro famosissimo operatore, cine operatore, nonché cele, ingegnere. Com'è? Direi di sì. Ok, vai.